Buongiorno, sono Eugenio Sartorelli del sito www.investimentivincenti.it, il sito che parla di opzioni, analisi intermarket, analisi statistica, analisi ciclica. Oggi volevo fare un'analisi di correlazione o anche analisi frattale 1 a 1 sul MIBTEL. Prima di tutto ho preso i dati del MIBTEL a partire dal minimo di metà marzo di quest'anno fino ad oggi, che è il 5 mercoledì 5 agosto 2008, e li vedete qua, sono questi pallini blu, quindi sono circa una novantina di dati, 95 dati, e ho visto nel passato del MIBTEL, quindi sono circa 20 anni di dati, quali dati nel passato di questi 95 avevano una correlazione maggiore, in particolare una correlazione maggiore di 0,9, come vedete scritto qua. Ho cercato quindi queste cose. E qui vedete questi altri pallini, queste altre linee sono le situazioni del passato in cui ho trovato una correlazione superiore a 0,9. Come vedete c'è stato dal febbraio del 2002 in poi, dal marzo 2001, dal giugno 98, aprile 96, giugno 95 e maggio 90. Da lì in poi c'è questa correlazione molto elevata. A questo punto faccio una cosa molto utile in questo caso è andare a vedere la media di questi grafici che hanno una correlazione maggiore di 0,9 del passato. Intanto già da qui posso vedere, poiché nel passato ho i dati successivi, posso vedere che dopo l'ultimo dato, che è quello del 5 agosto, oggi è il 6, scusate, mi sono sbagliato, se possiamo vedere che nel passato abbiamo avuto varie situazioni, però abbiamo avuto quasi sempre uno, due, tre casi grosso modo di lateralità con un rialzo intorno a settembre-novembre, qui invece un forte ribasso e qui invece abbiamo avuto un successivo rialzo. Questo è quello che mi dice il passato, quindi la maggioranza dei casi è lateralità. Se andiamo a vedere la media di questi grafici, come vedete fitta molto bene, abbiamo una correlazione di 0,95 che è molto elevata. E cosa mi dice? Se proseguisse questa correlazione, vedete che tra i dati attuali e la media c'è una correlazione, proprio visivamente si vede molto alta, ma anche la matematica, cioè il coefficiente di correlazione che va tra meno 1 e 1, 1 la massima correlazione, meno 1 la massima correlazione inversa, vedete 0,95 è un valore molto elevato e quindi sicuramente bisogna tenerne conto di questo fatto. E è un calcolo matematico, quindi asettico, che non dipende dall'occhio o dalla nostra visione, sono puri calcoli matematici. Come vedete, successivamente qui abbiamo avuto il rialzo di ieri forte, però il trend per i prossimi mesi, se seguisse questa correlazione, è soprattutto di una lateralità fino a settembre, poi un ribasso e poi un rialzo a partire da ottobre, che poi, ve lo dico io, dovrebbe proseguire. Praticamente, se invece andiamo a vedere quelli maggiormente correlati, i tre maggiormente correlati, come vedete, cioè quello del aprile 96 e a partire dall'aprile 96 quello del giugno 95, anche qui abbiamo una lateralità con un leggero rialzo. Invece nel caso con la correlazione a partire dal febbraio 2002 abbiamo invece una fase ribassista. Quelli sono quelli maggiormente correlati anche visivamente, cioè hanno dei coefficienti di correlazione, qui siamo superiore a 0,93. Allora, come utilizzo io questi dati? Chiaramente non è che posso operare basandomi solo sui valori di correlazione, assolutamente sarebbe suicidio. Se però io con altri tipi di analisi, per esempio l'analisi ciclica che io uso spesso, ho delle conferme, ossia l'analisi ciclica, la proiezione futura dell'analisi ciclica mi dice cose simili a quello che mi dice questa analisi di correlazione, allora considero maggiormente valida le due analisi, perché sia quella ciclica che quella basata sulla correlazione, perché sono due analisi fatte con criteri molto diversi e se convergono su cose simili, allora la tengo sicuramente in considerazione. Ora, in base ad altri tipi di analisi, io onestamente ho la conferma di questa lateralità almeno fino a fine agosto, a metà di settembre, una tendenza laterale, e quindi opero di conseguenza in tal senso. Per esempio, nel caso delle opzioni, sono soprattutto venditore di opzioni, sia call che put con strike ben sopra
al di sopra resistenze nel caso di vendita call e al di sotto di supporto nel caso di vendita put, e quindi guadagno sul passare del tempo. In genere però le put non vendo mai put scoperte, è troppo rischioso, e copro anche quindi le put vendute con delle put acquistate a strike più bassi. Ovviamente in questo periodo ho venduto delle put scadenza prima agosto e successivamente scadenza settembre, perché l'idea è che il mercato faccia un'alterità, cioè faccia un po' di fase rialzista, poi ribassista, poi rialzista, ma tendenzialmente nulla di fatto. Abbiamo visto questa analisi sul Mibtel. Vi saluto da Eugenio Sartavelli, www.investimentivincenti.it.